Luglio 2021, parto per la prima volta verso il meraviglioso continente africano. Dico meraviglioso perché è stato il viaggio più bello del 2021 ed uno dei tre viaggi più belli che abbia mai fatto in vita mia. Ed oggi, 9 febbraio 2022, inizia la mia fuga improvvisata insieme ad Emily verso il Kenya. Stavamo per perdere il volo per colpa del visto segnote che non mi arrivava. Erano tre giorni che lo aspettavo e ancora non era arrivato stamattina, per poco non partivo. Siamo molto in ritardo, siamo per perdere il volo, ma ce l'abbiamo fatta. Queste cose solo a noi. Non partire senza di noi, eh. E con quello che t'ho pagato, mortacci tua. Quando ho organizzato il viaggio non avrei mai pensato che sarebbe stato il più costoso della mia vita, più del Giappone e anche più di New York. Vi darò un'idea generale di quanto abbiamo speso io ed Emily come coppia, a partire dagli hotel, dagli aerei, dalle esperienze, dai safari e tutto quanto. Dato che mi viene chiesto spesso quanto costa un'esperienza del genere, oggi andremo a vedere punto per punto quanto costerà vivendoci anche l'esperienza. Sappiate che questo è uno di quei viaggi che va fatto almeno una volta nella vita, quindi prendete appunti che magari tra qualche anno potreste ritrovarvici anche voi qua in Kenya. Iniziamo dal volo aereo da Milano a Nairobi, con scalo a Doha. Il costo totale, avendolo prenotato circa 6 giorni prima della partenza, quindi molto a ridosso, potevamo trovarlo sicuramente a meno, è di 680 euro a persona, con un totale, come coppia, di 1360 euro. E ora secondo aereo, direzione Nairobi. Dopo sole 15 ore di viaggio siamo arrivati in Kenya. Ogni volta che vedo la guida a destra mi dico che un giorno dovrò provarla. Ok, siamo ufficialmente arrivati e siamo in una tenda. Fortunatamente non fa troppo freddo, ma essendo che domani mattina dobbiamo partire alle 6, probabilmente non lo vedremo nemmeno questo eco village, che siamo arrivati alle 2 di notte. Sappiate che per fare un viaggio del genere sono il primo a risparmiare, a mettere un po' di soldi da parte ogni mese, perché quello che dico sempre io è che spendere soldi nei viaggi è l'unico modo per arricchirsi davvero. Con quello che guadagno, oltre a risparmiare soldi per i viaggi, ho un mio piano d'accumulo dove sto accumulando soldi per il futuro, i soldi che utilizzo ogni mese per vivere, per l'affitto, il mangiare e tutto quanto, dei soldi che investo per i miei investimenti attivi, quindi YouTube, il mio brand, le mie varie spese per le società. Dopodiché c'è una piccola parte di cui vi ho già parlato in passato che sto investendo piano piano in criptovalute. In realtà mi sto informando da circa 6-7 mesi, ma lo sto facendo attivamente solo da 3-4. Ecco perché voglio parlarvi di come anche voi potreste riuscire a investire in questo mondo o semplicemente a conoscere qualcosa di più. Ecco perché vi parlo dello sponsor di oggi, Young Platform. Young Platform è una realtà 100% italiana che si propone come primo obiettivo quello di rendere il mondo delle criptovalute molto più facile da comprendere ed accessibile a tutti. Ma com'è che lo fanno? Grazie a Young Platform Academy, una sorta di Wikipedia accessibile a tutti, e in maniera completamente gratuita potete andarvi ad informare su quello che è il mondo delle criptovalute. Dopodiché con Young Platform Step, che è un'app gratuita che vi permette di guadagnare sia camminando, magari comprando dei giochi, dei quiz, delle sfide, ed infine grazie all'exchange Young Platform Base potete acquistare periodicamente le vostre criptovalute e creare un vostro salvadanaio. Insomma, vi consiglio di andare nel link qua sotto in descrizione per informare e prendere coscienza di questo mondo, anche semplicemente per sapere di cosa stiamo parlando, che è questo quello che vuole fare Young Platform. Vi lascio anche il link qua sotto per scaricare gratuitamente l'app Step, e iscrivendovi a Young Platform avete un bonus fino a 25 euro. Io vi ho dato questa informazione, ora possiamo continuare col nostro video e tornare al nostro viaggio in Kenya. Siamo devastati dal viaggio, quindi buonanotte, 3 ore di sonno e via. Come sempre, dovunque andiamo prendiamo qualche souvenir. Stavolta dei braccialetti che ci sono costati un occhio della testa. Devo dire che comincio a soffrire il caldo. Andiamo a vedere il Kilimanjaro, che è la montagna più alta dell'Africa e si trova al confine tra il Kenya e la Tanzania. Quindi noi, per il nostro primo safari, che faremo sia questo pomeriggio che domani, saremo al confine tra Kenya e Tanzania. Siamo quasi arrivati al campo e quella è la prima giraffa che vediamo. Guarda come sbuca la testolina. Sono innamorata della giraffa, è troppo bella. Iniziamo molto bene e comunque fanno 32 gradi. Siamo arrivati al nostro campo Kibo, nel parco Amboseli. Ci hanno dato
un succo alla papaya, molto buono. E la cosa bella è che Emily è felice come una bimba, è proprio contenta, lo vedo, e quindi va bene così. Io voglio fare shopping, voglio comprare tutto. Non lo so, perché ogni volta che vengo da queste parti voglio comprare cose, ecco. Questo lo voglio. Che bello! Ci ho dato un'altra bevanda a base mango e arancia. Ci stanno, quindi farò un diretto mentre ci preparano la stanza. Ma c'è anche una piscina, raga. Ci stanno portando alla stanza. È la seconda volta che vengo in Africa e le persone sono sempre più gentili. È proprio un che di magico, raga. Parliamo di hotel qui in Kenya. Stiamo girando tutto quanto lo stato, quindi stiamo andando in vari resort in giro per la nazione. E il costo medio a persona di ogni hotel è 100 euro a notte, che per un totale di 9 notti che faremo noi è di 1740 euro. Stanza numero 7, mio numero preferito. Thank you. Io sono senza parole. Posso dire che siamo stati in hotel di lusso, abbiamo visto, no? Questa è la stanza più bella che abbiamo visto. Secondo me, mi piace troppo. Sappiate che viaggi come questi, così organizzati, è sempre meglio farli in più persone, dato che avremo sempre una guida sia per i safari che per gli spostamenti in città. La maggior parte, alle volte, è uno spostamento di 5 ore in macchina da un posto all'altro. Il costo per lo spostamento con l'autista tra le varie città è di 800 euro. Ovviamente più persone siete, meglio è per organizzarlo. Sicuramente se andate in 4, 5, 6 risparmiate parecchio su tutto quanto. Ad ora siamo a un totale di 3.900 euro. Me coglioni. Ragazzi, tra poco andremo a fare il safari e mi sono fatto dare da Sony un 100-400 Gym Master con il moltiplicatore 1.4. Vi faccio capire come funziona. Vedete quell'albero lì? Io così gli arrivo in bocca. Tutto messo a fuoco, tutto preciso, tutto perfetto. Obiettivo: fare dei video fighissimi agli animali. Vediamo cosa ci aspetta questo primo giorno di safari a National Park Amboseli, uno dei più famosi del Kenya, ma non il più grande. Il più grande probabilmente lo vedremo nei giorni a seguire. Sta per iniziare ufficialmente il primo safari di Emily. E il primo safari di questa vacanza. Ovviamente i safari hanno un costo sia per l'ingresso ai parchi nazionali, sia per la guida che vi fa spostare durante tutto il safari. È quasi obbligatorio averla, perché se no non sapete come trovare determinati animali, non potresti comunicare con le altre macchine che vi porteranno poi a trovare gli animali più rari. Il costo di entrata e di guida di tutti i safari in totale è di 1200 euro, che come ricordo, se andate in più persone potete risparmiare. Ormai professionista qua. Queste le vendiamo a National Geofoils. Hai visto le leonesse? Com'erano? Belle. Perché le leonesse fanno tutto. Il leone maschio non fa niente, sta lì, dorme, loro vanno a caccia, tornano, intanto scopano. E chi le ammazza il leone maschio? Che patata! 4 leonesse davanti a me, la portata di dito è meraviglioso. Il mio obiettivo, dato che non sono riuscito a vederlo in Sudafrica, è vedere il leone maschio con la criniera. Ma non lo vedremo in questo parco, ma nei prossimi giorni probabilmente. Quindi rimanete aggiornati iscrivendovi al canale, mi raccomando. Quest'anno sarà dedicato ai viaggi, alle mie esperienze personali e a come condividerle qui su YouTube, sempre in modo diverso. Succederanno cose quest'anno, quindi rimanete aggiornati. Sta per finire questo video, ma ci sono ancora tantissime spese che abbiamo già affrontato e che affronteremo nei prossimi giorni, ma vedremo tutto quanto nei prossimi video, quindi iscrivetevi e rimanete aggiornati, mi raccomando, perché ne usciranno parecchi. Ho qui la lista dei costi di tutto quello che spenderemo nei prossimi giorni e posso elencarvi. Il costo di un volo interno che prenderemo, che per due persone sarà 400 euro andata e ritorno. Il costo delle gite, delle attività che faremo durante le giornate, come giri in barca, tour delle città, è di 700 euro per due persone. I costi per le tasse di soggiorno e altri micro pagamenti che servono per stare qui è di 300 euro per due persone. Dopodiché, molto importante, noi abbiamo fatto i vaccini prima di partire, abbiamo seguito una cura antimalarica e in totale ci è costato 500 euro per due persone. Ovviamente febbre gialla obbligatoria, poi tutte le altre che abbiamo fatto noi sono consigliate quando vai in posti del genere. Dopodiché abbiamo fatto un piccolo calcolo delle spese extra che abbiamo fatto durante i giorni che sono susseguiti a questo video, ma voi vedrete più avanti, ed è di circa 450 euro in due, che sommando tutto quanto arriviamo a un totale che, ripeto, per due persone per 9 notti in Kenya si poteva andare a risparmiare su alcune cose, su alcune strutture, su alcuni spostamenti, venendo in di più sicuramente, ma noi abbiamo speso 7.450 euro, che posso assicurarvi è stato il mio viaggio fino adesso più costoso. Ovviamente non ho fatto questo video per dirvi quanto ho speso per questo viaggio, ma per darvi un'informazione. Sono sicuro che molti di voi vorranno vivere esperienze del genere prima
o poi nella vita. Magari non adesso, siete anche un po' più piccolini, probabilmente vorrete farlo da tantissimi anni, quando potete apprezzare anche un'esperienza come l'Africa a pieno. Io vi assicuro che anche tramite i prossimi video capirete quello che abbiamo vissuto in Kenya, quello che stiamo vivendo in Africa e quanto poi ti faccia soffrire il mal d'Africa e ti fa venire veramente voglia di tornarci. Lo vedrete tutto quanto nei prossimi video, quindi mi raccomando di iscrivervi per rimanere aggiornati. Detto questo, vi ricordo tutti i link qua sotto in descrizione per Young Platform ed informarvi sul mondo delle criptovalute. Dato il periodo in cui stiamo andando, potrebbe tornarvi utile in futuro, quindi perché non saperlo già da prima? Informarsi non fa mai male a nessuno. E con questo sunset concludiamo questo primo giorno. Spero vivamente che questo primo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, che stia facendo qualcosa di diverso, che vi entri un po' più nel cuore, non so come dirvi, cioè voglio farvi vivere le esperienze in maniera diversa, ovviamente rimanendo sempre sul mio stile. Non voglio spoilerarvi il prossimo video, ce n'è uno che c'entra con il food, ma non voglio dirvi niente. Iscrivetevi per rimanere aggiornati e se vi va lasciate anche un bel like al video. Noi ci vediamo al prossimo video. E comunque l'alba in Africa con il Kilimanjaro lì è tutto più romantico. Fine, I'm standing right here.